dell'assise comunale, gli ospiti e intervenuti e chi ci ascolta via streaming. Passiamo all'appello. Sindaco presente, Malfeo Eliana, Toro Fabio, Culturale Marianna, Mele Angela Maria, Marrandino Giuseppe, Faino Diego, Tedesco Luigi, ho ricevuto io una giustifica, Nobile Antonio, Cianciulli Maria, ho ricevuto io una giustifica, assente, Gubitosi Stefania, Verace Leodoro, Del Mappo Luigi, Toro Francesco Lazzaro, Petrullo Beatrice, Capizzuto Gerardo, Boccalupo Angelo. Allora, la seduta è valida. Allora, prima di passare agli argomenti della seduta, una comunicazione. Mi è giunta la comunicazione della costituzione di un gruppo consigliare e nomina del capogruppo. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, i sottoscritti consiglieri comunali comunicano di essersi costituiti in gruppo consigliare con la seguente denominazione: Giffoni Attiva. Il consigliere comunale Antonio Nobile è riconosciuto come nominato come capogruppo. La firma è dei consiglieri Angelo Boccalupo e Antonio Nobile. Allora, passiamo all'approvazione dei verbali della seduta precedente. Favorevoli? Comunicazione del sindaco. Allora, prima delle comunicazioni del sindaco, prego. Signor Presidente, Sindaco, gentili colleghi consiglieri, come tutti sapete, io qualche giorno fa è stato affisso un mio personale manifesto in città, un manifesto mediante il quale io ho annunciato alla città la mia volontà di lasciare il gruppo di gestione di bene comune e di aderire, di abbracciare un nuovo progetto. È chiaro a tutti che la scelta di lasciare Giffoni Bene Comune da parte mia non è stata una scelta semplice, tutt'altro, soprattutto per ragioni affettive, perché in ogni caso Giffoni Bene Comune resta una pagina, rappresenterà sempre una pagina importante della mia vita che certamente non può essere cancellata. È chiaro però che il ruolo di consigliere comunale ci impone di assumere delle scelte politiche ed amministrative che trascendano gli sentimenti, ma che abbiano come unico fine esclusivamente quello di garantire la crescita economica, culturale e sociale della nostra comunità. La scelta di lasciare Giffoni Bene Comune, e mi dispiace dirlo per qualcuno che probabilmente immaginava rotture personali, litigio, risalto ai grandi cataclismi, è soltanto una scelta di natura politica, perché ritengo che ci sia stato in questo periodo, è dovuto e dettato al fatto che ritengo ci sia stata una visione diversa di vedere lo sviluppo della città e un modo diverso di approcciare a quelli che sono i problemi della città. Io in tante occasioni, pur non condividendo come dire, al massimo le scelte della maggioranza consigliare a cui appartenevo, le ho comunque sostenute con realtà e rispetto del gruppo, senso di appartenenza al gruppo. Però è evidente che quella realtà e quella appartenenza al gruppo non possono e non devono mai trasformarsi in cieca obbedienza e subordinazione rispetto a quelli che sono i propri pensieri, perché ritengo che sia sempre necessario avere un equilibrio che tenga conto di quelle che sono le coscienze, le competenze e le anime di ogni singolo consigliere comunale. Io in tante occasioni nelle riunioni di maggioranza, insomma nelle idonee nei giorni posti, ho sempre cercato proprio per questi motivi di far valere le mie idee con rispetto degli altri, ma molte volte purtroppo ho trovato di fronte a me preclusioni e chiusure mente. Il ragionamento adesso è questo, e io per natura mia personale, culturale e politica sono un fermo sostenitore della democrazia, sono un democratico convinto.
e ritengo proprio per questo sostengo la pluralità del pensiero e la condivisione delle idee. Ed è proprio per questo che oggi facciamo questa scelta, perché ritengo che nessun amministratore da solo, nessun amministratore locale, neanche quello più bravo e capace da solo, possa portare risultati positivi per una comunità. I risultati positivi arrivano soltanto quando c'è condivisione di idee e di proposte. Ma ormai il settore bene comune per me rappresenta una pagina archiviata, è il momento poi di guardare avanti con un rinnovato entusiasmo e con, come dire, sempre con l'obiettivo rivolto al bene della collettività. Ed arriva in quel momento nella vita in cui appunto bisogna anche fare scelte difficili, coraggiose dal mio punto di vista, ma che siano scelte che ti consentono di raccogliere e di accettare nuove sfide. Ecco, per me oggi Gifone Attiva rappresenta una nuova sfida. È un'associazione politico-culturale civica che è nata dal confronto di uomini e donne che hanno a cuore le sorti di questa comunità, persone da sempre impegnate in politica e che hanno interesse verso la vita sociale, culturale ed economica della nostra comunità. È un progetto politico che io ho cercato immediatamente abbracciato perché immediatamente ne ho condiviso i valori e quelle che sono le prospettive future. Ed è un progetto politico che, consentitemi di dire, quantomeno a mia memoria, rappresenta un unicum nel panorama politico locale, perché si tratta di un progetto politico che non nasce nell'immediatezza di una campagna elettorale, immediatamente dall'avvicinarsi di una scadenza elettorale, con l'unico obiettivo di portare in consiglio comunale qualche consigliere, ma è un progetto che nasce dalla condivisione di idee e che nasce dalla visione comune del futuro della nostra comunità. Quindi il gruppo consigliare che noi questa mattina abbiamo costituito insieme al mio amico Angelo Boccalupo sarà semplicemente la voce, la portavoce dell'associazione Gifone Attiva all'interno di questo consiglio comunale. È chiaro altresì che insomma Gifone Attiva ha l'obiettivo di contribuire, come dice insomma il nome stesso, attivamente alla crescita della città attraverso idee e proposte che ci auguriamo, perché non possono anche trovare una larga condivisione in questa sede. Perché guardate, proporre idee e dare un contributo attivo sarà proprio il nostro modo di essere, di caratterizzarci all'interno di questa sede, e saremo altrettanto disponibili qualora insomma le idee e le proposte degli altri gruppi consigliari vadano nell'interesse della crescita e dello sviluppo della comunità. Noi saremo, come dire, disponibili ad accogliere, a fare anche nostre e a sostenerle in ogni caso. Quindi noi saremo, assolveremo come sempre con responsabilità il nostro compito, sarà quello di stare tra la gente, di fare proposte, di controllare l'operato della maggioranza e di semplicemente informare tempestivamente i cittadini su quello che accade all'interno del comune. È chiaro pure che probabilmente ci saranno momenti di scontri accesi in questa sede, ma potete stare pur certi che da parte nostra troverete sempre rispetto delle idee altrui, delle personalità e rispetto dei ruoli istituzionali. Chiudo questo mio intervento prima di lasciare la parola agli altri, perché ritengo necessario anche collocare nel contesto politico cittadino Gifone Attiva. Guarda, io venendo qua nei giorni scorsi qualcuno mi ha fermato, diceva finalmente Gifone non ha l'opposizione. No, io ci tengo a precisare una cosa, che Gifone Attiva non è un'opposizione, perché noi non contrastiamo nessuno e non siamo animati da uno spirito distruttivo, ma siamo animati semplicemente da uno spirito di contribuire attivamente alla crescita della città. Il nostro è uno spirito propositivo e non distruttivo. Gifone Attiva oggi rappresenta un gruppo consigliare di minoranza e state pur certi che lavoreremo sicuramente in questi anni per diventare maggioranza. Questa è la sfida che noi lanciamo da questi banchi stamattina. E sono sicuro che con la forza delle idee, con la passione per l'amore della città, noi questa sfida possiamo anche vincere. Grazie. Allora, ringraziamo il consigliere Nobile per l'intervento. Giusto una precisazione. Per quanto riguarda l'approvazione dei verbali della seduta precedente, voi avete votato no. A favore, perché non avevo visto l'alzata. Quindi non è limitata. Ok, grazie. E la parola sì. Presidente, non so se prima del sindaco posso intervenire anch'io. Così chiudiamo il qua. Grazie Presidente, signor sindaco, signora segretaria, signori colleghi. Prima di entrare nel merito del mio intervento.
intervento volevo esprimere la mia stima verso il capogruppo Toro e i consiglieri Petrullo e Caurizzi. Sono felice che abbiano compreso le ragioni della mia scelta e ringrazio di averci permesso di effettuare questo passaggio nel massimo della maturità politica con stima e affetto. Ma questo non lo sentivo più come il mio posto, mi ci trovavo scomodo, mentre la nascita dell'associazione Gestione Attiva mi ha subito entusiasmato, coinvolgendo la mia passione e sensibilizzando le mie emozioni. Da tempo mancava nella nostra città l'impegno attivo dei giovani per infondere un rinnovamento profondo a questa bellissima comunità. L'obiettivo della nostra associazione è quello di costruire un percorso che possa conferire alla nostra amata Gifoni nuovi stimoli, nuove visioni, nuove proposte. La grande partecipazione dei giovani cittadini, avuta da subito, mi rende orgoglioso di far parte di un progetto che darà nuova linfa al confronto e alla dinamicità della vita politica e amministrativa del nostro territorio. L'associazione Gifoni Attiva è composta di persone con background diversi, ma tutti con la maturità, innanzitutto umana, ma anche politica, di sapere che nel mondo nessuno di noi è indispensabile. Nessuna donna o uomo da soli potranno decidere le sorti del nostro paese, ma che ognuno di noi deve impegnarsi a lasciare ai nostri figli una Gifoni migliore di come l'abbiamo trovata. Gifoni Attiva nasce oggi, distante da scadenze elettorali, caso unico nella storia recente del Paese, perché la partita che giochiamo non è elettorale, ma tutt'altro. Da subito intendiamo portare all'attenzione di tutti le nostre idee, le nostre proposte, confrontarci con le altre forze politiche e rendere partecipi i cittadini della vita amministrativa del Paese, con un unico obiettivo che è quello della crescita della città. A livello personale questo progetto mi trasmette tante energie e tante sono le energie incontrate in questo cammino, seppur breve, e tante ne incontreremo. Il mio impegno da consigliere comunale non poteva venire meno, per dovere istituzionale e per volontà politica. Ho da subito accettato di essere portavoce dell'associazione in questa assise. All'interno del Consiglio Comunale Gifoni Attiva rappresenterà una voce propositiva, pronta a recitare il proprio ruolo nelle scelte amministrative, rifuggendo sempre lo scontro aido, ma cercando il confronto attivo e costruttivo, portando l'attenzione sui problemi della città, ma proponendo sempre le proprie soluzioni, raccogliendo le lamentele dei cittadini, ma collaborando a dare risposte agli stessi. A questo Consiglio Comunale suggerisco di registrare la nascita di Gifoni Attiva come un'occasione in cui avviare il confronto democratico, in un interloquire dialettico in cui il fine ultimo è lo stesso per ognuno di noi, ciascuno con le proprie idee e con la propria operatività e con le proprie peculiarità. Da parte di Gifoni Attiva troverete sempre una mano tesa, un orecchio pronto all'ascolto, una parola di collaborazione. A tutti i cittadini il nostro invito è quello di vedere Gifoni Attiva come un luogo familiare in cui poter partecipare portando il meglio di ognuno di noi. Gifoni Attiva è un laboratorio di idee, passioni, progetto aperto a tutte e a tutti. Colgo quindi l'occasione per fare i miei auguri di un buon 2023 a tutta la cittadinanza. Grazie per avermi ascoltato. Ringraziamo il consigliere Boccalupo. Ci sono altri interventi? Capogruppo di Gifoni Europea, Francesco Lazzaro, prego. Grazie Presidente. Noi abbiamo atto della scelta dei consiglieri, insomma, di costituirsi in un gruppo. Vorrei soltanto precisare una cosa, ovviamente la stima è reciproca. All'interno di questa assise comunale, dal primo giorno in cui noi ci siamo insediati, abbiamo sempre cercato un confronto costruttivo, abbiamo sempre portato avanti le idee dei cittadini e il confronto democratico c'è sempre stato, quindi sostanzialmente siamo una... la vostra aggiunta, quindi a noi da questo punto di vista può essere, diciamo, una mano in più che possa coinvolgere per un obiettivo unico. Credo che all'interno dell'assise l'obiettivo sia uguale per tutti, quello di conseguire il bene della collettività, chi in un modo, chi in un altro, però sostanzialmente la democrazia e i principi fondatori
nostra Costituzione, che è stata firmata nemmeno a fare apposta 75 anni fa, sono quelli che noi andiamo avanti, che all'interno di questa assise già sono dei pilastri su cui basarci. Quindi essenzialmente il confronto attivo tra il Consiglio Comunale, la cittadinanza, questo c'è e c'è già. Nel momento in cui abbiamo un nuovo innesto che possa essere costruttivo e ci possa aiutare a portare avanti delle migliorie, questo può essere soltanto essere colto, diciamo, con benevolenza. Quindi sostanzialmente, se riusciamo a confluire nell'unico obiettivo dal quale, per il quale noi siamo qui, allora diciamo che siamo tutti d'accordo. Grazie. Ringraziamo il consigliere Toro. Ci sono altri interventi? Il vice sindaco Fabio Toro. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno presidente, sindaco, segretario e a tutta la SIGE. Allora, rispetto all'intervento, giusto due parole per il consigliere Nobile, dove ci siamo già confrontati qualche tempo fa, personalmente. Dall'intervento di questa mattina si è evidente la posizione presa, anche se volevo parlare un piccolo particolare. Dal manifesto che è uscito affisso sui muri, sui social della città, si evidenziava un forte rancore, più che altro, nei confronti di questa amministrazione, del progetto Cittadino Bene Comune, dove soprattutto, un piccolo passaggio, sosteneva l'abbandono totale di Cifoni in questo periodo. Oltre a ricordare al consigliere Nobile, ovviamente, che fa parte della maggioranza fino ad oggi, era un amministratore di maggioranza, e della non assidua frequenza delle riunioni di maggioranza, questo è dato di fatto, delle proposte che citavi prima in maggioranza, nelle varie riunioni, non ricordo questi dinieghi da parte del gruppo Cifoni per il Comune, sinceramente. Detto ciò, definire oggi Cifoni in uno stato di abbandono totale penso sia una leggera forzatura. Proprio in questo periodo abbiamo testimonianze, abbiamo lavorato delle mostre letterarie, delle rassegne letterarie, mostre, un villaggio di Maratona che non esiste a Cifoni, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di crearlo grazie all'apporto della consigliera Pupidosi. Tantissime attività si sono svolte in questo periodo, però poi ci poco di fa sono stati firmati altri contratti con altri tre pigi, quindi parlare di una città abbandonata a se stessa, forse si sarebbe potuto fare sicuramente di più, su questo non mettiamo nulla in dubbio, però magari parlare di ciò sembra un po' tardato. E concludo con giusto due parole: amare la propria città e sognare un futuro migliore per essa vuol dire innanzitutto fare tanti sacrifici e avere la caparbietà e credere in se stessi e nelle proprie idee, consapevoli che vanno affrontati i problemi e che proprio in questi momenti deve metterci la faccia, come questa maggioranza ha sempre fatto. Giudicare senza la responsabilità di amministrare sarà anche più facile, ma non produce risultati oltre a chiacchiere e rumboanti manifesti. Grazie a tutti e vi auguro un buon 2023. Grazie. Grazie assessore, vice sindaco. Prego, la parola al sindaco. Grazie presidente, saluto a tutti coloro i quali ci stanno seguendo tramite streaming, tutti presenti qui in aula consigliare, i consiglieri. Nelle comunicazioni che del sindaco, che forse la cosa più importante di quello che abbiamo discusso fino adesso e di quello che l'amministrazione ha fatto in questi 6 anni, abbiamo avuto con decreto altri 600.000 euro PNRR per quanto riguarda la valorizzazione di un bene confiscato. Questo è uno dei tanti decreti che l'amministrazione comunale ha ottenuto in questi 6 anni. Quindi tra le comunicazioni del sindaco
c'è questa grande risultato ottenuto, e al di fuori di questo, così come diceva prima il vice sindaco, stamattina si è chiusa la graduatoria dei vigili, abbiamo fatto lo scorrimento di tutta la graduatoria, al di fuori di 6 già assunti il 1° settembre 2022, il 29 dicembre abbiamo assunto gli ultimi 3. Quindi il comune di Gisoni Valdepiana vanta oggi 10 assunzioni di vigili urbani. Se questo è poco, ma sfiderei a fare qualche ricerca negli altri comuni della provincia di Salerno, se volete anche in Regione Campania. Poi ci vediamo un'altra volta qui, in una sala aperta al pubblico, ci possiamo confrontare tranquillamente su tanti temi. 3 bandi fatti, risposte concrete, con molta trasparenza, visto e considerato che ho potuto constatare e ascoltare, poc'anzi, che bisogna controllare le attività dell'amministrazione comunale. Guardo un poco che stamattina abbiamo dato risposte a altri 3 giovani che hanno firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e chi oggi si presenta alla città, quale faccio gli auguri di buon lavoro, come capogruppo, nemmeno a farlo apposta è stato colui il quale non ha partecipato nell'attività istituzionale passata. Quindi il lavoro svolto è solo ed esclusivamente frutto del sindaco con la compagine amministrativa che ha amministrato la città dal 2016 al 2021. Con un ruolo diverso all'interno dell'ente del comune di Gifoni Valdepiana, e lo stesso che oggi parla di democrazia, noi non lo siamo assolutamente democratici, assolutamente, noi facciamo un'altra attività di chiusura netta, di portare all'attenzione dei cittadini progetti, proposte, idee, capacità. A distanza di 12 mesi dalla sua elezione in Gifoni Bene Comune. Ma lo stesso che oggi, fianco a un altro consigliere, Boccalupo, hanno lui, ovviamente, sin dal primo giorno, si arriva già tra gli strani dell'opposizione, con un obiettivo ben chiaro. Non è un gruppo preelettorale, ma è un gruppo che lavorerà sicuramente per arrivare al governo della città, quindi è un gruppo che lavora con questa finalità, non poteva essere diversamente. Ma lo stesso che voleva utilizzare il suo ruolo come opportunità per partecipare al bando che oggi ha visto gli ultimi 3 essere assunti, e il sindaco ha invitato che con molta probabilità non era opportuno, tirando a fianco a sé un altro articolo 90 per partecipare al bando. Questa è democrazia, questa è stare a capo di un gruppo che vuole rinnovamento, opportunità per i giovani della città. Madonna, complimenti veramente. Io sono onorato di averti avuto al mio fianco. Dovresti
fare un'analisi probabilmente diversa a te stesso e la dovresti raccontare, nemmeno a fare al posto se è stato molto corretto e cosciente. Ti sei detto tra un banco, quello dell'opposizione, che con molta probabilità ha fatto una riflessione attenta, ti sei reso conto che qui non è il posto tuo, pure perché sai bene che quando un sindaco è forte i voti si prendono a prescindere, e soprattutto sai molto bene che con il tuo ruolo avuto nei 5 anni passati, grazie all'allora neoeletto sindaco Antonio Giuliano, con una chiamata diretta per 5 anni consecutivi, andare in giro a chiedere i voti e chiedere al sottoscritto, che gli faceva piacere un'altra esperienza, una seconda opzione, non solo quella nei 5 anni passati come ruolo nello staff, ma anche quella, diciamo, di un'esperienza istituzionale. Devo dire che sono rimasto molto contento e soddisfatto della tua scelta. Certo, un gruppo come questo non potevi assolutamente rappresentare nulla, ma non lo potevi rappresentare per quello che si è consumato nei 5 anni. Dovresti parlare alla città un linguaggio di chiarezza, di sincerità, che non sempre ti ha contraddistinto nei 5 anni che sei stato in questa struttura che ha governato la città. Ma queste sono cose poi che le spiegheremo pian piano, pure perché siete stati così bravi a darmi il tempo giusto per cercare in qualche modo di dare anche io un contributo utile alle vostre iniziative, ma soprattutto non tanto ai presenti che sono seduti qui in aula consigliare, ma voi che rappresentate dall'opposizione una attività di pungolo per l'amministrazione comunale, di controllo all'amministrazione comunale, uno che faceva proprio questo nei 5 anni passati, che sono passati solo da un anno. E dire però che la città oppure addirittura il programma è stato disatteso, ma a 4 anni si può pure dire, ma a un anno dalla rielezione, in continuità con un'attività amministrativa e con un programma presentato dove stiamo andando avanti in modo spedito, con risultati, terreni e inizio lavoro, un programma disatteso. Ma dico io, uno vuole raccontare barzellette perché poi sai, stando a fianco al sindaco ti viene la voglia di diventare sindaco, ti viene la voglia di diventare sindaco, ti lasci appassionare, ecco, fa piacere che ti sei lasciato appassionare, ma diventare sindaco è tutt'altra cosa, fare il sindaco, e tu lo sai, è tutt'altra cosa ancora. Ma la cosa importante però è un aspetto, che a prescindere dalle capacità e le competenze, la correttezza, la serietà e l'umiltà che a te ti mandano, ma non oggi, da tempo, ma sono una persona corretta. Quando stringo la mano e do, diciamo, la disponibilità, la condivido per tutto il percorso, non sono abituato, pure perché tu sai molto bene quello che ci siamo detti più volte, per cui arrivare così e essere, diciamo, il nuovo, ma cara dottoressa, qua veramente, voglio dire, si sta capovolgendo tutto, però con tranquillità, perché il tempo è dal nuovo, lentamente ci confronteremo con la città, con i giovani, con i meno giovani, quello che volete, con tranquillità, e le risposte arriveranno, sia per chi in qualche modo si confronta e si e chi in qualche modo si è proposto per poter rappresentare questo gruppo. Io sono fiducioso, faccio solo gli auguri di un ottimo lavoro, ma per quanto riguarda
la città, l'attività sta andando avanti in modo egregio, ringrazio la maggioranza, si deve continuare a lavorare con la stessa determinazione, lo stesso spirito e la stessa serietà, senza spot, voglio dire, di campagne elettorali a un anno dalla rielezione del sindaco della propria maggioranza, si deve andare avanti così. Voi fate il vostro lavoro tenendo conto però da dove venite e soprattutto di chi in qualche modo ve ne siete nell'arco del tempo serviti. Ringraziamo il sindaco, entriamo nel merito degli argomenti dell'assise comunale, passando al punto 3. Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023. La parola al sindaco. Sempre in modalità con quello che dicevo prima, per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione, l'argomento è l'integrazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Abbiamo deciso di acquistare un pulmino di trasporto scolastico degli alunni e quindi superiore ai 40.000 euro, stiamo parlando di 80.000 euro, non era stato inserito per me errore, quindi l'abbiamo inserito e portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale quest'altra delibera di investimento per poter trasportare i bambini a scuola in sicurezza. Allora, nel frattempo, durante le comunicazioni alle 12.39 è stato raggiunto l'assessore alle politiche sociali Diana Matteo, che l'abbiamo immediatamente segnalato. Allora, passiamo al quarto punto, votazione naturalmente di questo del punto 3, prima di passare al quarto punto, favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Immediate esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione. Punto 4. Ratifica deliberazione di giunta municipale numero 141 del 30/11/21, avente come oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Allora. Così come letto l'argomento, il Presidente è solo una ratifica di una variazione di bilancio che è stata già approvata con delibera di giunta e adesso approda in Consiglio Comunale per essere varato la variazione. Votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? 5. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 5. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera del TUEL per il pagamento del contributo unificato delle spese di giudizio derivanti da sentenze TAR di Salerno. La parola al sindaco. Relazione alla dottoressa Laudati. Allora, il debito fuori bilancio che ci apprestiamo a riconoscere nasce da due sentenze del TAR. Una prima sentenza con la quale il comune di Gifoni veniva condannato soltanto al rimborso del contributo unificato, quindi una sentenza di accoglimento del ricorso proposto da un privato cittadino avverso il diniego di un permesso a costruire. Il TAR ha compensato le spese di vita, ha condannato il comune a pagare il contributo unificato. Sicuramente per mera dimenticanza gli uffici
uffici non hanno dato esecuzione al disposto del giudice amministrativo, per cui con successiva sentenza, a seguito di ricorso per ottemperanza, il TAR ha diciamo, condannato l'ente al pagamento entro un breve termine del contributo unificato, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Per cui oggi appare necessario ovviamente dare esecuzione a entrambe le sentenze, trattandosi di una somma che deriva da sentenze esecutive, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico, andiamo a riconoscere questo debito fuori bilancio, demandando, in quanto la somma comunque è stanziata nel bilancio di previsione, ma non impegnata per il pagamento sia del contributo unificato che delle spese di giudizio. Riconosciamo il debito di 1.900 euro, adesso non ho davanti a me la delibera, demandando agli uffici di provvedere con gli atti conseguenziali che sono l'impegno spesa e la liquidazione della somma. Grazie dottoressa Laudati. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sesta votazione. Punto 6. Ricognizione ordinaria a società partecipate posseduta al 31/12/21 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016. Relazione sindaco. Anche questo argomento è un adempimento di legge che ogni anno viene prodotto in consiglio comunale. Vi riporto tutte le percentuali che abbiamo per quanto riguarda le società partecipate. Aziende del cittadino multiservice SRL 100%, Ausino SPA servizi idrici integrati 1,84%, Agenzia di sviluppo locale 16 di liquidazione 5,81%, Consorzio Comune Bacino SA 2 in liquidazione 2,59%, Fondazione sui fuori 50%, Gallino Vicentini 7,69%, Gallo Colline Salernitane 0,78%, Innosistemi Innovativi SPA in liquidazione 1,23%, Autorità di Ambito Sede 1,34%, Ente Idrico Campano 0,21%, Consorzio ASMET 0,25%, ente d'ambito per il servizio integrato gestione rifiuti urbani ADO Salerno 0,63%. Ok, grazie al sindaco. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Settimo punto, discussione di eventuali interpellanze e interrogazioni. Allora, vorrei fare io delle riflessioni. Allora, non le faccio in merito alla situazione che si è creata, lo faccio in generale, che cos'è per me la politica? Che cos'è l'estate da quando ero giovane? Che cos'è la politica per me? Ora, io l'anno scorso sono stato eletto in consiglio comunale, ricopro il ruolo di presidente del consiglio e non ho deleghe. Io non ho nessuna stelletta sulle spalle, non ne ho. Però nessuno in quest'anno mi ha impedito di proporre di fare le cose. E questo lo devo dire con grande sincerità. E colgo anche l'occasione, perché ci sono presenti tutti gli assessori, di chiedere scusa agli assessori. Perché delle volte forse per la mia accelerazione verso dei processi dovuta ai capelli bianchi probabilmente, e quindi mi rende più facile raggiungere degli obiettivi, molto spesso mi tocca di scavalcare qualcuno, e lo faccio ma in maniera ecco, positiva, perché interpreto la politica in questo modo, la politica del fare, la politica di raggiungere degli obiettivi, e io questi obiettivi
Io vedo che in questo anno di senza deleghe, senza stellette sulle spalle, nessuno ti ha permesso di impedirmi. Ma tu sei, qualcuno dice, passando. Io non sono, qua non si tratta di essere o non essere, volendo parafrasare un melodramma di Shakespeare, qua si tratta di voler fare le cose. E in questo contenitore, che è un contenitore aperto, una agorà, aperta alla gente, alle persone che vogliono fare, chi vuole fare fa, chi vuole proporre fa. Non ci sono degli steccati, non c'è il filo spinato per poter impedire a chi propone delle belle idee di poterle sviluppare. Perché a me è capitato di proporre delle belle idee, di svilupparle, nessuno me lo ha impedito e andiamo avanti. Quindi ringrazio il sindaco, ringrazio la giunta comunale, tutti i componenti dell'assist e chiedo ancora una volta scusa se scavalco qualcuno, perché è chiaro che dentro di me ho un'esperienza, 30 anni di politica anche al Comune di Salerno, ho dei cavalli di battaglia che sono le politiche sociali. Scusa Liliana se qualche volta sono veloce forse non faccio in tempo neanche a comunicartelo. Scusami Stefania, perché anche la cultura è un altro mio cavallo di battaglia, lo sport. Però nessuno mi impedisce di fare le cose, pur non avendo stelletta. Allora dico che in politica non conta il titolo, ma conta la voglia di poter fare. L'amore per una città si dimostra anche con le cose semplici. Io non mi vergogno a dire che io cambio i sacchetti e la spazzatura dormito dove vivo, non mi vergogno a comunicarlo. Allora invece piuttosto di criticare e di puntualizzare Giffoni e Sporca, ci portiamo tutti quanti a darci una mano in autoaiuto, perché amare una comunità, perché io ho deciso, sono stato adottato, io non sono di Giffoni, sono stato adottato in questo comune, ci dico bene, ci voglio morire e quindi lo voglio vedere bello, pulito, sistemato, con delle belle iniziative, proiettato verso la cultura, con politiche sociali adeguate, con infrastrutture che possono essere il fiore all'occhiello di una comunità e dei vicentini. Cioè vorrei vedere Giffoni Valeriana al centro dell'orizzonte dei vicentini. E lo faccio senza stellette sulle spalle, senza deleghe e senza assessorate e senza niente. Allora, voglio dire, benvengano giovani, benvengano persone che hanno voglia di lavorare. Ma lavorare significa non puntare il dito in maniera pretestuosa. Lavorare significa mettersi attorno a un tavolo, proporre, avere delle idee. Perché la politica, io ho detto ai ragazzi quando l'anno scorso abbiamo avviato questo progetto con Giffoni Valeriana, non si punta il dito in politica, cioè dobbiamo cambiare questo orizzonte, questa mentalità che puntando il dito si raggiungono gli obiettivi. No, cioè esiste un contraddittorio in un'assise, cioè un contraddittorio che il contraddittorio per me è la dialettica politica, non il puntare il dito, quello non, il bastian contrario di tutto. No, si può lavorare bene perché è un comune che ha un'appariscenza che vi posso garantire, quando ho organizzato il congresso sull'autismo, un'appariscenza che arriva fino a oltre l'oceano ed è una Ferrari, perché ci sono i vari casi, si può lavorare, si può produrre politica, si può produrre un lavoro importante per creare delle condizioni che questa cittadina diventi una cittadina di altissimo livello come già lo è. Ma questo si fa tranquillamente, senza l'importanza di avere le stellette sulle spalle, ma soltanto con la voglia e con la volontà. Allora dico a tutti, dico a voi giovani, ai giovani che si affacciano alla politica, ai giovani nuovi che vogliono affacciarsi da questo punto di vista, che si può fare politica, ma si può fare senza puntare il dito, proporre delle belle idee, proporre proposte per far crescere questa comunità e nessuno ci metterà mai il filo spinato attorno a una bella idea, a una bella proposta. Quindi questa è la mia riflessione che faccio quest'oggi per dire come interpreto io da 30 anni la politica, eppure qualche mazzato l'ho beccato anche io, attenzione, in virtù delle mazzate che ho beccato anche io, interpreto la politica in questo modo. Un contraddittorio ci deve essere, perché è giusto che ci sia, però quando uno dice non c'è l'opposizione, ma perché ci deve essere un contraddittorio, un concetto critico su degli argomenti per poter lavorare, ma non puntare il dito, perché non è la politica che appartiene a Luigi Bernabò per ora e per il futuro. Grazie. Qualcuno deve intervenire? Il sindaco? Mi collego a quello che dicevi, Presidente, poiché il tempo che è intercorso dalla rielezione di ottobre 2021 ad oggi è poco. C'è una dichiarazione del consigliere di opposizione, no, di
comunicazione fatta in consiglio comunale dopo poco tempo dalla mia elezione e dalla sua elezione, ci sono dei passaggi molto chiari fatti dal sottoscritto, l'operato che era stato portato avanti nei 5 anni con risultati eccellenti, con obiettivi raggiunti che erano obiettivi precedentemente mai raggiunti, che riguardano, nemmeno a farla a posto si sta parlando del ciclo integrale dei rifiuti a Giffoni, la città che deve essere sempre pulita, non solo durante il periodo del festival, ma 366 giorni all'anno, e l'amministrazione decise di assorbire gli operatori ecologici all'interno dell'azienda del cittadino. L'unico comune, uno dei pochi comuni, che assunse questa decisione di non trasferire il ciclo integrato dei rifiuti a privati, ma bensì di tracciare la filiera del rifiuto fino al conferimento, soprattutto per quanto riguarda il riciclo e il riuso, perché ieri e oggi si sta andando avanti verso questa direzione. E il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro eccellente. Abbiamo dato risposta a 23-24 operatori ecologici, gli abbiamo dato stabilità e contestualmente Giffoni ha rivisitato il suo piano facendo una raccolta differenziata spinta porta a porta. Questo ovviamente fa capire a tutti che una raccolta differenziata spinta porta a porta con il personale che nell'arco degli ultimi anni, alcuni che sono andati in pensione, altri sono prossimi alla pensione, con un aumento dell'età non si riesce a reggere più la stessa mole di lavoro. E siamo pronti anche qui nell'affrontare e vedere come poter rivisitare un'altra volta il piano industriale per garantire a tutta la città spazzamento, perché la raccolta si fa tutti i giorni con la massima efficienza. Perché si è scelto di potenziare il corpo di polizia locale? Uno, perché erano 37 o 38 anni che Giffoni non venivano fatti bandi e quindi c'era una carenza atavica sia all'interno degli uffici comunali e soprattutto per quanto riguarda il corpo di polizia locale, ma nell'ultimo periodo si ravvisava proprio un'assenza nei controlli, quindi l'abbandono di micro discariche che vengono prontamente rimosse, ma prontamente si rifanno lungo le arterie stradali. Quindi questo ci permette di controllare la città, ci appresteremo a potenziare anche la videosorveglianza. Due, sia la videosorveglianza che è oggi fatta al 50%, più fuori c'è bisogno di un altro 50% di infrastrutture, quindi è un deterrente, con la presenza di un corpo che oggi lo possiamo definire tale, perché ogni 800 abitanti la normativa nazionale dice che ci deve essere un vigile, e come voi ben sapete Giffoni Valle Piana siamo arrivati a 13 vigili al di sopra della media che dice la legge. Per cui dispiace che poi alla fine alcuni che hanno avuto sempre la maschera e l'hanno saputa anche indossare oggi vengono allo scoperto, ma in una condizione diversa pure, perché fino a quando rimani senza maschera e sei da solo, bene,
ma quando rimani, ti togli la maschera e stai a capo come capogruppo insieme al consiglio comunale e ti spacci come colui il quale vuole in qualche modo creare l'alternativa a Ciffoni Valle Piano, tutti si possono candidare al sindaco, tutti si possono candidare al consiglio comunale, tutti possono rappresentare egregiamente la città. Però bisogna vedere anche e soprattutto quello che si è fatto nella vita. Se l'hai fatto con le proprie forze oppure te ne sei servito sempre di forze altrui. Tu sei uno di questo. Per cui non penso che ai ciffonesi adesso e nel prossimo futuro puoi raccontare cose diverse di te, perché dire l'età che hai già acquisito il tuo patrimonio come ricchezza, no? Curricolare, un'attività che non è frutto tuo, ma bensì di altri che ti hanno dato questa possibilità. Per la verità, gradirei correggermi, di un altro che ti ha dato questa possibilità. Per cui falle frutto perlomeno di questo e se puoi cerca in qualche modo di trasferire a chi di dovere che quando si intende dare un contributo utile e fattivo alla propria comunità non si deve anteporre mai le proprie aspirazioni. Se ne stai servendo di un gruppo che stimo, apprezzo liberamente, con molta capacità sicuramente ognuno, ma sono aspirazioni tue singole, perché sei stato eletto in maggioranza, devi prima chiedere scusa ai cifonesi che ti hanno votato in Cifroni Bene Comune, che ti hanno votato sempre utilizzando Antonio Giuliano, poi ci conteremo. In politica quello che conta sempre sono i numeri, i voti, poi ci conteremo. Quindi penso che sia doveroso da parte tua chiedere scusa a chi ti ha votato per farti sedere, almeno tranquillo, sia quello che abbiamo fatto prima o quello successivo, ma chi ti ha votato in Ciffoni Bene Comune, perché le tue idee, se ne avessi, le potevi esprimere in Ciffoni Bene Comune, così come adesso le potrai nel prossimo futuro esprimere in seno al tuo gruppo. Non riesco a capire questo passaggio così veloce e repentino. Con molta probabilità ti sei reso conto che quel numero di voti che hai raccimolato non erano tuoi, e quindi il tuo posto con un numero di voti con molta probabilità che avresti voluto prendere ti doveva assegnare già un posto così, perlomeno in questo sei stato corretto. Grazie sindaco. Allora, sono le ore 12:25, terminano i lavori dell'assise comunale, naturalmente rivolgo a voi tutti presenti gli auguri per un sereno 2023 e anche a chi ci ascolta da casa e agli ospiti intervenuti questa mattina in Consiglio Comunale. Auguri a tutti, buon anno.